Benvenuti su Daily Mood, oggi siamo qui con Giulia Bevilacqua per il contagio di Matteo Bodrugno e Daniele Coluccini in concorso alle giornate degli autori. Allora, io Giulia ti chiederei subito intanto come è stato lavorare con Daniele e Matteo che sono ritornati un'altra volta qui dopo 7 anni alle giornate degli autori. Beh, per me è stato un onore partecipare a questo film e lavorare con due registi straordinari come Matteo e Daniele. Era da tanto che non trovavo una sinergia con due registi, in questo caso come loro. Trovo che loro siano veramente molto talentuosi e che abbiano un approccio a questo lavoro autoriale di grande attenzione, di grande cura. Per la riuscita del film e del lavoro che c'è sui personaggi, per cui è stato un lavoro davvero interessante e intenso che abbiamo fatto prima di iniziare le riprese del film, con un lavoro a tavolino dove insieme a loro insomma abbiamo trovato la direzione del personaggio e le sfumature, le sfaccettature di ogni personaggio. Trovo che abbiano fatto una scelta degli attori incredibili, dove non si è puntato a dei nomi perché servivano per la vendibilità per esempio del progetto, ma perché erano esattamente quelli che giusti per interpretare quei ruoli e quindi essere scelti è un privilegio, un onore, insomma io mi sono sentita assolutamente fortunata di essere ecco parte di questo progetto. Addirittura quando io ho saputo che c'era in preparazione questo film, ho proprio chiesto e imposto di partecipare al casting, nel senso che non è venuto da loro l'idea di provinarmi, ma sono io che mi sono proprio imposta mandando un self-tape perché non c'era stato modo di incontrarci, perché io ero sul set e loro erano nella preparazione del film. E sono stata molto contenta di aver vinto questo ruolo facendo questo provino autoripreso dove loro si sono convinti del fatto che potessi essere giusta per questo ruolo, e quindi dopo quello mi hanno chiamato e abbiamo fatto un incontro, un provino in cui ecco si sono definitivamente convinti che potevo andare bene per questo ruolo, che insomma è per me insolito, ecco, e quindi anche molto interessante come attrice. Ecco che poi il film è la prima trasposizione cinematografica che viene fatto da un testo di Walter Zizi. Sì. Tutti i personaggi di Walter Zizi sono personaggi di una complessità infinita, quindi ti chiederei come sei entrata nel tuo personaggio. Ma come ti dicevo, io conoscevo ovviamente Walter Zizi, sono una sua estimatrice, ho avuto la fortuna di conoscerlo tanti anni fa per un lavoro che abbiamo fatto insieme, che poi non è andato bene, ma insomma un esperimento televisivo, e quindi già in quell'occasione avevo avuto modo di conoscere una persona eccezionale, un uomo di grande sensibilità, di grande intelligenza, di grande cultura. E proprio quando ho saputo che si preparava un libro, un film sul suo libro, ho pensato che sarebbe stato un lavoro incredibile, perché è difficilissimo trasporre e trasformare un suo libro in un soggetto, in una sceneggiatura e in un film, perché come dicevi te i suoi personaggi, le sue storie sono sempre molto complesse. Il contagio è un libro molto ricco, molto complesso, dove non ci sono per esempio quasi mai dialoghi diretti, ci sono questi personaggi che vengono raccontati, però era veramente un esperimento difficile da realizzare, e invece sono stati bravissimi Matteo Bodrugno, Daniele Coluccini e Nuccio Siano a trasformarlo in una sceneggiatura bellissima, dove ogni personaggio ha una sua identità, dove tutti i personaggi, pur essendo appunto un film corale, hanno una loro identità e un loro posto all'interno della storia, quindi un film assolutamente molto ben distribuito, dove si racconta una realtà difficilissima e molto complessa, che è quella della Roma che stiamo vivendo in questo periodo storico, che Walter ha raccontato nel 2008 come veramente
precursore, no, dei tempi. Sicuramente sono realtà che esistono da sempre, ma che sono venute a galla solo negli ultimi anni, per cui è molto interessante anche far parte di un film che a livello sociale è importante che ci sia, perché documentiamo una realtà attuale e di una città che è del suo, diciamo, declino. Senti, tu ti sei formata al Centro Sperimentale e insieme a Maurizio Tesei, sì. Se non sbaglio questa è la prima volta che vi ritrovate, sì, a recitare insieme su un set. Com'è stato ritrovarlo dopo tanti anni qui sul Contagio? Bellissimo, sono stata veramente contenta. Noi abbiamo fatto 3 anni di Centro Sperimentale insieme. Al Centro Sperimentale avevamo interpretato Romeo e Giulietta insieme, quindi eravamo già stati una coppia, e che coppia, ma non avevamo più avuto occasione di lavorare insieme, quindi quando, ecco, si è palesata questa possibilità, è stata per tutte e due una grande fortuna, perché il feeling tra gli attori, soprattutto quando devono interpretare una coppia, è fondamentale. Ecco, noi non abbiamo avuto bisogno di creare questo feeling, perché già c'era, per cui secondo me la naturalezza e l'affetto, la sinergia tra i due personaggi è evidente, ecco. Spero che lo sia, insomma. Ok, allora io ti ringrazio. Grazie. E il film sarà nelle sale cinematografiche dal 5 ottobre, distribuito da Notorious, sì. E andatelo a vedere. Sì, assolutamente, andate numerosi a vedere questo film, perché secondo me ne vale davvero la pena. È un cinema di altissima qualità e, insomma, veramente degno e meritevole di tanta attenzione. Okay, grazie.